buono, a me le cene piacciono. A me piacciono a due. Stasera avrò un cavaliere straordinario, un compatriota, un tenente degli usseri, un ungherese. Un tenente ungherese a Klausenbrand? Non ci credo. Allora vi dirò che ne verranno due. Due in blocco. Li hai già conosciuto? Uno, un bel ragazzo, così contento di essersi incontrati in questo noioso paese con un'autentica milanese. Mi ha subito invitato a cena e poi corso via. È una storia che conosco bene. Ti invitano a cena e poi scappano. Ma no, e corso via per cercare suo amico, l'altro tenente. Ragazze, mi raccomando, fatevi onore. Allegria, disinvoltura. Anche all'estero il sangue milanese deve farsi sentire. Voi ragazze fate bene, sentite siamo a suonare i forestieri. Thank you.
signorina? Oh, benvenuti, il vostro amico? Già, il tenente Vicky. Grazie di essere venuti, mi piacciono gli ungheresi. Tanto più poi in questi freddi paesi del nord. Ma perché non parla? Guardavo, sono un po' timido, come tutti i tenenti. Ma se mi infiammo, allora non riesco più a contenermi. Dove sono andate le dame dell'orchestrina? Ho capito. Eccoci soli. Soli, soletti. Mi è stato detto che il vostro reggimento vi ha mandato in rappresentanza alle nozze Plausenblei per restare qui finché lo sposo non si abitua al Granducato. Sì, prima non posso partire. È felice questo fortunato principe? È vero che era un conte senza conto? Come mi conoscono bene. No, veramente qualche soldo l'aveva, qualche spicciolo. Si dice che sia simpatico, ma poco intelligente. No, è intelligentissimo, ma dobbiamo proprio stare a parlare del principe consorte. Piuttosto, come vi chiamate voi? Io, Franzi. Franzi? Bello, Franzi. Sono la direttrice dell'orchestrina di dame. E voi? No, io non sono la direttrice dell'orchestrina. Nicky. Carino, Nicky. No, non voglio. Lo dici così bene. Hai due occhi tanto amorosi. Amorosi. Thank you.
se lo troviamo, lo pregheremo cortesemente. Cortesemente? Cortesemente, neanche per sogno! Gli dirò! Tu non gli dirai nulla, parlerò io! Divorzio immediato, zio, fallo condurre alla frontiera, zio, cacciamo! Zio, non bisogna agire precipitosamente! La condotta di mio genero è misteriosa! Ma c'è qualcosa sotto! Ma a quanto pare sotto! Finora si è comportato da galantuomo! Galantuomo! Un uomo che non è un uomo può essere un galantuomo, zio! Guarda qua, che vedi? L'Apollo del Belvedere, lasciamo stare! Tu vedi qualcosa d'autentico, autentico, capisci? Completo, qui c'è tutto, formula piena! Il vero maschio per l'erede può dare delle garanzie, vuoi delle garanzie, zio? Vedi se la principessa tua figlia avesse sposato me, se... Se è dubitativo, se, sarebbe stato lo stesso un fallimento. Pensiamo piuttosto a quello che ci capita adesso, che mio, c'è anche che mia figlia ormai la sposa di questo Benedetto. Non ho detto poi! Sì, di questo Benedetto ragazzo che gli scappa la casa, di casa la sera dalle notte. Lotario, ho un'idea. Tu? Impossibile. Nicola è venuto qui con certe intenzioni. Ma che ci fanno le intenzioni se non ha talento? Talvolta, vedi, si dà il caso che un marito resti muto davanti a sua moglie. Ora, per fargli ritrovare la favella, cosa bisogna fare? Ah, io non lo so, me non manca mai quella favella di... Non c'è commento. Fagli prendere qualche lezione da una donnina esperta. Nella storia delle dinastie succede spesso che l'ascendente del discendente... No, non è così. Nella storia delle dinastie succede spesso che la discendenza della... No, non è così. Eppure l'avevo imparata bene a memoria. È nel manuale del perfetto Granduca. Dunque, nella storia delle dinastie succede spesso che la discendenza legittima si produca più facilmente dopo che l'ascendente abbia prodotto della discendenza illegittima. Ma che torre di Babele, ma... E la moralità? Con la moralità non si governa. Lotario? Zio? Lotario, segui. Io ti seguo, poi dove andremo a finire? E chi sono? Le damine dell'orchestra fanciulle viennesi. Fanciulle viennesi? Forse che fra loro, Buonasera, belle ragazze. Buonasera, signore. Voi fate parte dell'orchestra? Quella è tutta un'orchestra. Sono la gran cassa. Sono la gran cassa, si suona da sola. E voi, signorina? La tromba. E come vi chiamate? Annina, e questa è Mizzi, quella Frizzi, l'altra... Mizzi, Frizzi, Mizzi, esse missi per certi vizi, Mizzi, prendono i piribizzi. Sì, è meglio che stai zitto. Io non ce l'ho la z. La no. Io la F. La F? Mi chiamo Fifi. Fofo? Fifi? No. Ma non suona mai la vostra orchestra dottrina? Adesso si riposa. E poi manca la Franzi. La Franzi? Chi è la Franzi? La nostra direttrice. Ora è a cena con un cavaliere. E lui? E come si chiama? E come si chiama? Non lo so. La Franzi ci ha detto solo che ha la barba nera. Ma non è altro. Ma non si può vedere questa Franzi. Oh, eccola. Direttrice, sì. Pronto, ragazzi, bisogna riprendere. Non c'è premura. Non c'è premura, nessuna premura, nessunissima premura. Voi eravate a cena? Con chi? Con chi? E cosa ve ne importa? Ce ne importa moltissimo. Moltissimo. Allora ve lo dirò in confidenza. Contate su di non voi. Non lo diremo per prima. No. Ero a cena con Alia Bene il marabutto. Oh, mi butto anch'io se mi riguarda con quegli occhietti. È graziosa, spiritosa, quasi la scritturo per mio genere. Io la scritturerei per me. Chi di voi, signorine, sarebbe tanto gentile da farvi visitare il giardino? Io, signore, con tanto piacere. Oh, certo che è tanto. Vi farò vedere il labirinto di Ariano. Oh, questa è la scrittura per me. Sì. Signorina direttrice. Annina è quel che fa per voi. Volete visitare anche voi il labirinto di Ariano? Oh, ma perché mai? Ho il cuore tanto tenero. Oh.
lo dici così bene, ripeti. Nitti. Ancora. Signorina, posso avere l'onore di danzare con voi un valzer, danzando un valzer sognato? Volentieri, ma l'orchestrina è in riposo. Chiudi gli occhi e sogna. Credo di avere quel qualcosa che piace agli uomini, che li fa impazzire.
impazzire. Qui da noi gli uomini non impazziscono mai. Sono freddi, compassati, senza slancio. Colpa delle donne. Voi sapreste insegnarmi a... Eccomi qua. L'innamorato lì si fa presto a zittire. Ma se questo è di legno, quell'altro è di carne.
e io non sono di carne. Guardate che carne posso mettermi in offerta, offerta speciale. Via, lasciate in pace gli artisti. Artisti non sono pozzo, sono artista anch'io. Scultore, pittore e musico sono il flauto. Modestamente, a meraviglia. Non ci credo. Peccato che qui non me lo possa provare, altrimenti. Perché no? Eccolo qua il flauto. Prima devo mettermi d'accordo con Franci. Ci penso. Accidenti! Ferma! Fermatelo! No.